I 9 paradossi del Farm to Fork. In questo momento l'Europa sta studiando come riorganizzare la produzione di cibo in modo più sostenibile. Il progetto si chiama Farm to Fork. Fa parte di un piano più ampio e complesso denominato Green Deal. Questo progetto contiene obiettivi ambiziosi, ma anche alcuni paradossi, basati sul preconcetto che la carne non sia sostenibile per l'ambiente e per la nostra salute. Partiamo da una premessa. Gli allevamenti, oggi, sono molto diversi da una volta. Grazie all'innovazione tecnologica si sono evoluti, imparando ad utilizzare meno risorse e diventando più efficienti. Ma poche persone sono consapevoli di questa evoluzione, perché negli ultimi decenni le fattorie, un tempo molto diffuse in Europa, sono diminuite drasticamente. Le generazioni contemporanee non hanno mai vissuto da vicino il mondo agricolo e zootecnico e spesso hanno una visione idilliaca dell'allevamento. Il risultato? Spesso si parla di agricoltura e zootecnia da una prospettiva urbana, ben lontana dalla realtà della produzione zootecnica e dai suoi cicli naturali. Questo è il motivo per cui la strategia Farm to Fork presenta alcuni paradossi.